Senatore Basso, cos'è il Tribunale Russell? Il Tribunale Russell è un'istituzione che fu fondata dal filosofo e matematico inglese Bertrand Russell, premio Nobel della pace, nell'autunno 66. Egli convocò a Londra in quell'occasione 15 persone scelte nei vari paesi del mondo, e mi fece l'onore di comprendermi fra quei 15, che gli incaricò di fare un'indagine sulla condotta di guerra americana nel Vietnam, per vedere se nel comportamento americano ricorrevano gli estremi dei crimini contro la pace, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, secondo la definizione che era stata data dal Tribunale di Norimberga, istituito dopo la Seconda Guerra Mondiale per giudicare i criminali nazisti. Noi ci riunimmo a Londra e ci demmo questo nome di Tribunale per i crimini di guerra americana nel Vietnam, e tenemmo poi due sessioni pubbliche, una a Stoccolma nella primavera e una a Copenaghen nell'autunno del 67, in cui appunto esaminammo l'esistenza di se sussistevano o meno questi crimini, per concludere che sussistevano tutte e tre le specie di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ma perché la denominazione tribunale? Beh, fu oggetto di una discussione in seno proprio a questo gruppo nella riunione di Londra dell'autunno 66. C'era chi voleva chiamarlo commissione d'inchiesta e c'era chi voleva chiamarlo tribunale. Furono in fondo le due denominazioni su cui si discusse. L'obiezione che si faceva alla denominazione tribunale è che i tribunali sono istituzioni dello Stato, munite della possibilità di fare eseguire le proprie sentenze per mezzo di gendarmi, mentre è chiaro che noi eravamo un'istituzione puramente privata e senza nessuna possibilità di fare eseguire i nostri giudicati. Tuttavia prevalse, e io fui fra quelli che la sostennero, la tesi di chiamarci tribunale perché ritenemmo che si trattasse proprio di pronunciare un giudizio in nome di un'autorità che a nostro giudizio era superiore alle stesse autorità statali, cioè la coscienza morale del mondo. Ecco, noi certo in un certo senso ci autoinvestivamo di questo mandato che nessuno ci aveva dato, di rappresentanti della coscienza morale del mondo, ma comunque volevamo far richiamo a questa coscienza morale, volevamo fondare sulla coscienza morale il nostro giudizio, tenendo presente che il diritto internazionale è un diritto in evoluzione e che secondo gli stessi trattati esistenti e secondo le dichiarazioni dei diritti dell'uomo, la coscienza morale è anche una fonte di diritto. Quindi ecco, noi ci richiamiamo all'autorità che secondo noi è la massima fonte di diritto in questa materia e ci ponevamo come espressione di questa coscienza morale. In questo senso ci siamo dati il nome del Tribunale, affidando poi all'opinione pubblica internazionale, se vogliamo dire, alla coscienza morale dei popoli, di eseguire le nostre decisioni.